Artificiale come la realtà tecnologicamente avanzata creata dall'uomo e ricca di opportunità. Artificiale come l'intelligenza che potenzia quella umana e che ne supera i limiti. E poi ci sono i rischi e i pericoli che l'avanzata di questo mondo virtuale comporta. Internet Festival 2023 indaga su tutto questo, ma soprattutto fornisce gli strumenti per gestire questa rivoluzione tech che già ha cambiato la società contemporanea. A Pisa fino all'8 ottobre, dislocate in 20 sedi diverse, sono in programma centinaia di eventi e incontri gratuiti con decine di relatori di fama mondiale che si confronteranno apertamente sul futuro artificiale. L'inaugurazione alle Logge dei Banchi, cuore del festival da 13 anni, ha aperto simbolicamente le porte al pubblico. A tagliare il nastro il presidente della regione Eugenio Giani e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, gli assessori regionali Alessandra Nardini, Stefano Scioffo, Leonardo Marras e Serena Spinelli, Fondazione Sistema Toscana, poi il sindaco di Pisa Michele Conti e rappresentanti del CNR, dell'Università di Pisa, della Scuola Superiore Sant'Anna e della Scuola Normale. Internet Festival che la Regione Toscana attraverso la Fondazione Sistema Toscana, attraverso il suo sistema, diciamo, di relazioni e di società che rispondono alla Regione, riesce a organizzare ogni anno, si arricchisce di tanta partecipazione. Ormai è un evento non più solo nazionale ma internazionale, è il modo con cui ogni anno andiamo a verificare le novità che attraverso internet, il mondo dei social e la rivoluzione digitale riesce a creare. Le istituzioni hanno la capacità di anticipare il progresso, di capire i cambiamenti, oppure non riescono a dare le risposte che servono ai cittadini. Per questo abbiamo voluto legare qui, dove si parla di intelligenza artificiale, il futuro della Toscana, un Toscana 2050, perché abbiamo sviluppato le condizioni, e le presenteremo durante l'Internet Festival, per anticipare il progresso e vedere la Toscana che desideriamo per i nostri figli. In questi 4 giorni ci saranno in mostra robot che imparano a gestire le emozioni, sfilate di moda create dall'intelligenza artificiale, visori per la realtà aumentata e poi filosofi, docenti e artisti che portano sul palco il loro punto di vista sull'onda artificiale che ci abbraccia, dal lavoro alle nuove tutele legali, dall'attualità alla cultura e alla musica. Lo snodo è le Logge dei Banchi che, come ogni anno, si anima con installazioni interattive e spazi informativi e che diventa vetrina della strategia regionale sulla transizione digitale, con le opportunità e gli strumenti offerti. Questo è il luogo attrezzato per raccontare una parte di ciò che viene fatto dalle imprese e dalla regione, ma è anche una piazza, un luogo di incontro e rappresenta simbolicamente ciò che Internet Festival vuole essere. È la rappresentazione del sistema di rete, del sistema nel quale i vari protagonisti mettono in gioco le proprie esperienze, le proprie opportunità, la propria storia e interagiscono. Le Logge dei Banchi quest'anno sono anche uno spazio immersivo a cura del CNR per puntare un faro sui comportamenti a rischio degli adolescenti. Un'installazione dal titolo Tra rischio e realtà digitale mostra i risultati dello studio ESPAD e soprattutto analizza il fenomeno nel tempo con l'obiettivo di capire meglio la realtà e soprattutto il futuro.